Ritrovati a tutti, secondo girone, secondo giorno, Euteria Spring Tournament. Stasera finalmente non sono da solo come casting, meno male ragazzi, ma ho la compagnia di, presentatevi voi in ordine alfabetico possibilmente. Quindi il primo è... Allora, sono io, sono Bilbo, buonasera a tutti. Presenterò questa sera insieme ai miei due colleghi questo game e speriamo possiate enjoyare, insomma, il gameplay dei nostri cari amici Berserker e OPN. Lascio la parola ai miei fedeli colleghi. Ciao, sono Poffo, parteciperò a questo commentario di questa partita. Abbiamo due team, uno italiano e uno libanese. Si sono iscritti anche persone non dall'Italia per questo torneo. Ci aspettiamo delle cose interessanti e speriamo di darvi il meglio. Io sono Nevergioia, abbiamo perso il torneo e quindi niente, stiamo facendo casting come ultima spiaggia. Speriamo di non fallire anche in questo. Quando fallisci nel game, almeno poi puoi sempre diventare un caster, come ci hanno insegnato i veri caster che ci sono oggigiorno, per cui Ah sì, è questa la storia, eh sì, effettivamente. quando non sei più buono a giocare. c'hai da parlare. Per cui È come il calcio. essendo Una volta che stati non giochi più, fai l'allenatore. quali sono le Comunque, squadre che giocheranno stasera? allora sono i Berserker contro gli OPN, che come abbiamo detto sono di due nazionalità diverse, per cui magari vediamo anche come si comportano i due ambienti diversi di Dota. Vediamo qual è quello più toxic, meno toxic, chi relia più sulle voice line e quant'altro, per cui effettivamente potrebbe essere uno scontro internazionale interessante, diciamo. E vedo già che nella chat, tra l'altro, stanno discutendo i vari team, speriamo non Questo è sia... tanto toxic, questo qui. Sì, Pure io. Conoscendo almeno la parte italiana potrebbe essere o comunque i personaggi, ecco, della parte italiana potrebbe essere interessante vedere come si tanto evolve sale. questo game. Lancio della moneta, ragazzi. Moneta lanciata. Quindi si sta per iniziare. Breve inizieremo. Allora, per il momento abbiamo avuto solo un game, per cui abbiamo molto di cui discutere realmente sulle varie strats, perché abbiamo visto un'unica strats che era quella di Lycan Sven dell'altro giorno, però... Hanno vinto intanto i Berserker il lancio della moneta e hanno scelto i Radiant. E invece gli OPN hanno scelto la secondo pick, qui la speak. Ma più che altro, devo essere sincero, allora, non so la preparazione del team OPN, nel senso che non conoscendo esattamente i player, non ho idea di che draft o tipo di gameplay abbiano e quant'altro. Bensì ho una mezza idea di come andrà più o meno il draft dei Berserker. Staremo comunque a vedere, diciamo che non ho, come dire, grandissime idee riguardo a questo game, non avendo delle basi su cui appunto basarmi, non saprei come posso andare effettivamente. Comunque stiamo a vedere, ripeto. E abbiamo comunque un sacco di personaggi che hanno già partecipato a scorsi tornei 1v1 mid, anche per esempio Nevermore, che è qui presente all'interno del casting, è il famoso campione dell'1v1 mid 2 anni consecutivi Vinto la Coppa del Mondo. dell'Euteria Gaming One Intanto vs One Tournament. Attenzione, vediamo il primo ban dei Berserker e Tekkis. Techies Morphling. Moffling. Io ho avuto comunque una chiacchierata con i Berserker che hanno un attimo studiato i loro avversari, hanno visto che uno di loro giocava a Tekkis e quindi hanno A quanto pare gli OPN hanno visto il game di ieri e hanno bannato Lycan. Beh. Guarda, Appoggio, appoggio. ti dico la sincera verità. Diventeremo un meme famoso. Sì, Lo true. siamo già, non è che lo diventeremo. True, true. Beh, allora, sai cos'è? Che il fatto è questo, che fondamentalmente nella best of one può avere vita qualsiasi Sì, cosa, nel ecco, senso... mettiamo, diciamo, per chi è meno esperto in Dota e così via, che in una teorica best of one, ovviamente, chi ha la strategia migliore o comunque con un impatto migliore che non è previsto e counterato dall'avversario, tende a portarsi a casa la vittoria, previo errori troppo grandi da parte
del proprio team, ecco, per cui bisogna sempre stare attenti a questa fase di ban perché non c'è un meccanismo per tornare in game. Pick di Switch da parte dei Berserker e Oracle da parte degli OPN. Sì, startano entrambi con i due support. Non so se sarei effettivamente d'accordo con questa scelta, anche perché Oracle è uno di quei pick che non prenderei come primo pick. Però, come dicevamo appunto il discorso dell'1v1, purtroppo non conoscendo gli avversari, non sapendo cosa giocheranno e quant'altro, ti puoi basare su informazioni abbastanza spicciole. Abbiamo visto ieri i primi ban del team degli Orichalcos sono stati, mi pare, 4 support. Che fatalità, erano tutti PG, che tra l'altro Thompson gioca, per cui nel senso è stato confusionario. Infatti quando l'ho visto mi sono messo a ridere perché ho detto ma cosa sto vedendo? Perché onestamente, cioè, come vediamo per esempio in questo draft, ha un po' più senso bannare pick come Brood, Morphling, perché sono CZ hero, sono hero che comunque non vogliono magari particolari counter o quant'altro contro. Vediamo la classica comunque combo Lich Grimstroke, da quando è uscito praticamente Grimstroke è diventata famosa per essere una delle combo più forti. Più forti anche per modo di dire, in realtà, perché comunque è reliable, sono due support reliable e richiede però una buona coordinazione da parte dei due, perché se Lich o Grimstroke si trovano free position e non riescono ad utilizzare appunto le proprie spell, nel senso la combo è abbastanza worthless, per cui picchi i due hero sapendo che i due hanno una semidecente coordinazione. Okay. Vedremo. Conoscendo Meta Knight mi aspettavo più da lui. Sì. Quindi interessante il pick di Grimstroke. Ma secondo me, allora, bene o male, ti ripeto, noi conosciamo appunto i Berserker, per cui immagino che comunque Noisy andrà a Grimstroke e chiaramente Meta Knight Lich. Purtroppo non conoscendo appunto gli avversari, spero di conoscere appunto in questo game, vorrei un attimo capire anche loro che tipo di strat hanno. Ieri abbiamo visto appunto, avevano gli Orichalcos più core farmanti, mentre invece gli Incarriables, esatto, gli Incarriables avevano principalmente Juggernaut e facevano un gameplay da 4 persone, e infatti abbiamo notato come nonostante l'enorme vantaggio comunque di Sven e Lycan a livello di network e anche a Ogress, e poi anche se poi è un po' calato. No. Sì, ha un po' perso la sua spinta perché dopo ogni fight continuava a morire. Era uno dei più fragili. Sì, esatto, perché io personalmente io la build di quell'ogre non l'avrei mai, come dire, non l'avrei mai usata, perché ti ritrovi con un mid laner con Etherless, protettori e Mida. Sì, scala decentemente mid game con la Mida, ma poi perde tutto quello che ha guadagnato se inizia a morire. E infatti è quello che è successo. Vediamo comunque ban Juggernaut, Draw e Medusa, dall'altra parte PL e Uskar. Rimangono viable come carry Nykes, Terrorblade possibilmente, anche se allora, che vedremo tanto Terrorblade. Io credo che i Berserk principalmente banino tutto quello contro cui non vogliono giocare, non c'è realmente un pick contro cui non vogliono giocare. Forse Tide, anche se Tide è counterato da Grimstroke, perché il Fantasmino non può essere purgato dalla passiva del Tide, e che è un buon asset se comunque hai qualcos'altro come gli slow di Lich o come di appunto pick di Slardar. Solidi, cioè cosa dire, nel senso Sand King è un offlaner abbastanza classico, solido. Slardar è classico, solido offlane. Grimstroke Slardar ha delle potenzialità, però è più solido secondo dal mio punto di vista Sand King Rubick per quanto riguarda l'arras magico o comunque l'arras in generale all'interno della linea. In più sono due eroi che adorano pushare la linea, Sand King per la passiva, per la Sandstorm, lo stun, Rubick perché inevitabilmente magari usando la nuke sul carry o comunque sulla linea per ridurre il danno del nemico o simile, sono eroi che inevitabilmente pushano linea, mettono pressure al carry nemico, che se magari non è questo il caso, ma un carry come Draw per esempio non predilige molto la stittare sotto la linea per la slow attack sotto la torre. Sì, sotto la torre.
Molto interessante il fan di Huskar, che secondo me ci stava parecchio da parte degli OPN. Sì, decisamente forte contro loro. Tanto bordello. Diciamo che più che per via dell'Oracle, Huskar è un altro di quegli eroi che picchi come Cizir o come può essere Timbers o come può essere per esempio Meepo. Troll Warlord è un altro Cizir. Non per forza. Cioè, interessante il pick del Troll. Secondo voi come se la vedrà in linea contro Slugder? È solido, cioè rispetto a tanti altri carry fragili, anche la possibilità di mischance, lo slow e quant'altro. In più Slardar è uno di quelli che, allora, è vero che subisce meno danno fisico perché è uno degli eroi con più armatura in linea, però è contro troll, è efficace, però hai Oracle. Esatto. Tantissimo Slardar, e trovarmi il troll contro ogni volta era un nightmare, era qualcosa di orribile. Ma non pensare solo al troll, pensa all'Oracle che a livello 3 lo manda a casa lo Slardar. Cioè una combo di Q e due livelli di E, e il troll che comunque dà sustain al danno attraverso le asce e quant'altro, non è una linea facile, infatti staremo a vedere come se la giocano. Mi piace Aghanim qua sul troll, anche semplicemente potersi purgare i vari slow, la ulti di Slardar. Magari non è sicuramente il primo item che ti fai, però può essere secondo me un'ottima answer tu quello che ha il nemico. Sì. Forte, perché comunque lui sostanzialmente, se possibile, ignora generalmente la combo Grimstroke Leech, perché lui ulta e bene o male... Bundle Tinker da parte dei PN. Banditi da parte del Berserker. Secondo me era terribile, un game terribile per Tink, non avrei mai bandito. Cioè, non lo so. Secondo, l'hanno fatto con la mentalità di proteggere il troll, probabilmente di dargli la possibilità di attaccare. Probabilmente quello è l'obiettivo. Bandi Razor, che secondo me era un pick interessante invece, soprattutto con Grimstroke. Grimstroke soprattutto contro troll. Era davvero carino, però non vedo nessun Razor player nei Berserker, per cui non credo ci sia effettivamente. Comunque ci mancano solo i due mid player a regola, sembrerebbe. Sì. Poi cosa ne pensate? Strani di linea. Cosa ne pensate di questa cosa che lasciano tendenzialmente il classico carry player mid, cioè il classico mid player hidden, diciamo? Potrebbe anche essere un Rubick mid, per quanto ne sappiamo, perché no? È anche un buon game secondo me per Rubick, hai un paio di spell carini da stillare. Anche semplicemente la Q del Grimstroke dà un potenziale al Rubick non indifferente. Band Invoker, che secondo me ci stava tantissimo, perché contro il troll, contro Oracle, è molto buono. Soprattutto se giocato qua su Ex. E soprattutto anche perché generalmente hanno bisogno di qualcosa secondo me che comunque sia flashy, infatti perfetto Bloodseeker, perché se guardiamo comunque il team dei Berserker hanno un'ottima frontlaner con VK, ipoteticamente lo Slardar che vuole blinkare in ma comunque rappresenta una frontlaner, Grimstroke, Leech che stanno nella back, e qualcosa secondo me avevano bisogno di qualcosa che si muovesse all'interno del fight più agilmente, e hanno trovato questa soluzione Bloodseeker che comba con Grimstroke. Sì. Non so se sia intenzionale, ma hanno scelto molti eroi che si basano su single target. Non so se sia per la ultima di Grimstroke, se è una strat, quindi, ma se lo fosse... Arcord. Grimstroke avrà un ruolo fondamentale in questa partita. Arcord. Sì. Interessante. Oddio, non sembra un game facilissimo per Arcord, ad occhio croce. Dobbiamo vedere come verrà giocato, ma... Che altro, sai cos'è il ruolo di Arcord in questo game? Antari support, andare a caccia dei support con la coppia, perché nel momento in cui lui inizia a infastidire Leech e Grimstroke fanno più fatica a utilizzare la combo di cui parlavamo prima, e di conseguenza tutto quello che ne viene dietro con Bloodseeker e compagnia. Non sono dell'idea che questo draft favorisca nessuno, devo essere sincero, cioè non hanno possibilità tutte e due i team, e dipende unicamente secondo me per il Berserk da come se la gioca Grimstroke in particolare, e di conseguenza anche Noisy o comunque Leech, che dovrà stargli vicino e dovranno cercare appunto di mescolarsi o utilizzare le spell insieme appunto. Hanno moltissimo danno, anche se non si nota
il team degli OPN. Tant'è che comunque, come possiamo notare, ah, ma è Arcord and Safeframe probabilmente. No, non penso, vero? No, non penso possa essere così. Beh, allora, diciamo che start abbastanza, ok, stavo per dire abbastanza classici. Poi ho visto le quattro clarity su Leech, che non sono pienamente d'accordo, secondo me. Nessuna smoke play? No. Non immaginavo fosse Noisy Grimstroke, in realtà invece strano che abbiano scelto Leech per lui. Sì, anch'io, conoscendo l'importanza di Grimstroke oltretutto in questa partita. Ma sai cosa credo? Che vogliono dare un'ottima linea al VK. Vogliono tentare comunque di sacrificare magari un po' più l'offlane per dare un'ottima linea al VK. Che perché... Tecnica. Ecco, qui per esempio Grimstroke sarebbe dovuto startare di E. Lo uccidono lo stesso e riescono comunque nel loro intento, però... La E per una first blood è troppo... Avranno visto il nostro game di ieri. Esatto. Vediamo Oracle attenzione per prevenire comunque l'ipotetica world. Come ti dicevo, vedi, è troll mid. Probabilmente hanno voluto switchare linea perché sanno che Bloodseeker bullizza abbastanza l'Oracle in linea, perché la ras dell'Arc Warden tendenzialmente si basa sugli spettri ed utilizzare il flusso al momento giusto, nel momento in cui comunque ti trovi un personaggio davanti come Bloodseeker che ignora completamente il danno non eccessivo dell'Arc Warden e lo nega appunto lastittando o comunque degnando i creep e favorendo, come dire, il fight all'interno della mappa, che come vediamo tra l'altro il Rubik Pot è appena morto o sta per morire. No, che male. Quindi alla fine probabilmente piazzare effettivamente Leech e VK in bot potrebbe essere stata un'ottima strategia, perché come vi dicevo penso vogliono effettivamente dare una buona linea al core per rendere un po' più easy questo game. Però con questa line up, personalmente parlando, adesso sono avvantaggiati i Berserker, perché con la prima Slardar più la terza di Grimstroke è veramente devastante. Sì, potrebbero tranquillamente bullizzare l'Arc Warden, sì, però gli serve comunque un paio di livelli hai comunque Oracle in linea, per cui nel senso nel momento in cui provi a cesare, ma non tanto sustain quanto più magari la E di Grimstroke cliccata appunto sullo Slardar può essere tranquillamente purgata, esplode comunque, ma non ha lo stesso effetto di stun che ha normalmente quando viene caricata al massimo, perché per chi non lo sapesse, nel momento in cui viene usata la E di Oracle su un target. Diamo l'Oracle che addirittura usa la cura per denaiare dei creep che ha pullato. Sì. Sì, non è da sottovalutare questa mossa. Carina. Fa sicuramente pensare a un po' di esperienza in più da parte di Oracle. Nel personaggio comunque, perché ricordiamo, saper utilizzare bene il proprio personaggio non significa saper vincere i game, perché... Dota è uno di quei game dove non basta la conoscenza del personaggio, bisogna anche muoversi all'interno della mappa, sapere dove... Intanto vediamo che comunque a livello di Last Hit in cima ci sono Skeleton King e Bloodseeker con 15 Last Hit a testa, seguiti dal Troll sempre con 15 praticamente. Arc Warden sta andando molto in fondo, cioè ha solo 7 Last Hit in questo momento. Beh, ma ricorda anche che loro tendenzialmente, credo, top non vogliono una linea aggressiva, vogliono più una linea difensiva, per cui Arc Warden è contento così, probabilmente sopravvivendo e comunque lastitando i propri creep sotto la torre, perché come notiamo... Io ho fatto line up, personalmente parlando, avrei mandato Arc Warden mid troll top. Arc Warden mid secondo me soffre troppo da Bloodseeker, davvero è... Nel momento in cui ti corre in faccia un Bloodseeker, perché magari tre dei tuoi teammate sono low HP, tu non vuoi magari, come dire, avere un personaggio come l'Arc Warden in mid, vuoi avere un personaggio come il Troll, che come vedete ha appena mangiato una W di Bloodseeker e comunque rimane lì senza problemi.
anche il miss chance è molto importante in questa linea. Avere del danno effettivo tra accetta e danno base del melee troll è molto più efficace contro il Bloodseeker, perché altrimenti col danno e con la velocità d'attacco che si accumulano con la passiva, il rischio qual è? Che deny qualsiasi cosa all'Arcorden e l'Arcorden rimanga secco. Ma vedete, lo stanno infightando facendosi forza degli HP bassi del troll e quindi di una maggiore speed auto attack. C'è uno scambio di rune mid. Come al solito adesso questo meta in particolare prevede che quasi qualsiasi mid laner utilizzi bottle, perché è troppo sustain grazie a queste rune. Cioè è davvero troppo sustain. Spawnano due rune a lato e sostanzialmente una nel proprio bosco, senza contare quella del bosco del nemico, dove spesso vediamo che appunto ci sono delle invasioni per snatchare appunto queste rune che non vengono lasciate spesso lì. E come vi dicevo in precedenza, è accaduta la purga da parte dell'Oracle sullo Slardar che chargeva con la prima attiva. Il botto forse Ruby muore? Allora, seconda death del Rubik in questa linea, dove il Sandking comunque non riesce realmente a... Questa cosa intanto è nata perché Noisy ha piazzato una sentry, non ha trovato la sentry avversaria e gli è stata denaiata. Ed è morto. Quindi alla fine sembra che l'aggressione da parte della top stia punendo perlomeno il team del Berserk. Dei team dell'OPM, ma ricordiamoci che in realtà ad Oracle non interessa realmente morire, l'importante è dare un buon game all'Arcorder, che come vediamo adesso sta venendo utilizzato e nonostante la purga appunto si stona comunque. Direi che è un trade worth, perché comunque Slardar torna full HP, la kill sul core è stata fatta. Ah, secondo me potrebbe rimanerci anche cambio di colpi fra i support, però io adoro, penso che senza mana adoro come build su Grimstroke startare con due o tre Fairy Fire, perché quell'eroe trade abbastanza bene di right click. Purtroppo non ha il sustain di mana per utilizzare costantemente le spell, però... Lane bot molto aggressiva, ma il Rubik... E Rubik sopravvive grazie alla bacchetta e all'immensa quantità di regen che si porta dietro da inizio game. E ovviamente le gocce che comunque finora lo stanno salvando dalle nuke del Lich. Eh sì, perché il Lich ha due livelli sulla prima. Sì. È particolarmente pesante il Lich. Il Lich è uno di quei personaggi che punisce molto l'offlaner nemica, perché ha un enorme quantitativo di danno, soprattutto in linea. E con molto slow una taunt che gli è stata messa, che comunque gli permette di... Stanno chiamando bot la miss del Bloodseeker. Sì, sta arrivando a gankare. E sembra che questo Rubik a sto giro non Spera possa quanto scappare. Le gocce non bastano quando arriva un Bloodseeker a 545. Nonostante il troll l'abbia spombata tipo 30 volte. Sì, si è pure fermato il troll. È sconvolto probabilmente dai suoi compagni in questo momento. Comunque Arcorden è molto vicino alla Midas. Sì, ma come vi dicevo, alla fine quello che interessava effettivamente agli OPM era dare una linea più che decente e dignitosa all'Arcorden, che come dicevamo prima non è esattamente un... Ha anche il 6 in questo momento, per cui non è che tu possa neanche gankarlo in realtà, cioè non puoi fightarlo. Questa qui Pop sta iniziando a essere duro, però forse ci muore lo stesso. Sì, probabilmente ci muore. Ho fatto la Fairy Fire, non so perché. Secondo me è stato il dispel di Oracle che è arrivato tardi sullo Slardar. L'ha caricato troppo, ha tentato di caricarlo troppo. Se Grimstroke fosse sopravvissuto... Questa è Midas per Arcorden comunque. Non so quanto sia stata worth dalla fine dei conti. No, non molto, però... Controlliamo, cioè guardiamo anche il lato positivo, nel senso tutto questo fighting bot, scusate, con un invisibility. Certo che un troll gankante a me non era ancora passato di vederlo. Diciamo che qui è stato abbastanza stupido come gank, perché hai un Sand King nel tuo team e quindi molto probabilmente hanno piazzato una ward nella linea. Di conseguenza, nel momento in cui tu ganki con invisibility rune così a random, difficile che possa funzionare questo tipo di...
Sì, si scambiano i gank i due mid laner. Non so se magari Senekin riesce effettivamente a... No, è troppo grosso. Più che altro non capisco il Senekin che è entrato troppo presto in fight, sapendo che il troll stava arrivando ed è morto prima che arrivasse il troll di fatto. Gank che secondo me sono più convenient per il Bloodseeker che per il troll. Sì, perché Bloodseeker ha, non ti dico un 100% di probabilità di killare qualcosa, però è molto alta. Nel mentre muore di nuovo Slardar top, infatti purtroppo la window di aggressività che poteva avere appunto il team dei Berserker si è un po' spenta, nel senso che ora deve faceare una linea a tartaruga. Terza ward aggressive da parte di Marshmallow, il supporto degli OPN. Sì. No, sa cosa sta facendo. E lì c'è Charger con la E di Grimstone. Scusate la risata. Secondo me più fuori, che fuori. Però focussare Oracle. Oracle classico, sì. Classico mistake. Infatti ma stanno perdendo i pezzi per cercare di prendere questo Recording che alla fine muore, ma si porta a casa comunque un sacco di assisto chi. Beh, buono per loro alla fine, sì. Alla fine pensavo fosse un po' uno sbaglio lanciare la ulti sulla coppia di creep. In realtà ha salvato lo Slardar e allo stesso tempo l'ultimo rimbalzo è andato sull'Oracle, che poi slowato e smezzato è morto dallo Slardar 1v1. Non male, mi piace. Diciamo che in realtà non possono ignorare Arcorden e allo stesso tempo non possono andarci 100%, di conseguenza è un po' trovare l'equilibrio giusto. Vediamo dal network che comunque Troll rimane primo. Ha avuto un po' non voglio dire un rough start, perché comunque non ha effettivamente avuto nessun problema contro Bloodseeker. Al massimo ha dovuto pagare un po' più in regen appunto per via della doppia. Infatti adesso vanno su Oracle. Portano Oracle a casa e pretty easy. Doppio support più Slard. Sta tipando Rubik probabilmente appunto perché questa costante invasione da parte del team dei Berserk. Mi è andato troppo avanti, non so cosa sia successo in questo momento, ma penso stesse controllando la copia e... Probabile. È un grave errore, costerà 2 kill questo. Questo lascio sotto d'ore però... Okay. No, non hanno modo di difendere un Ruby che non vogliono difendere un Ruby. Sì, anche perché dovrebbero committare un troll senza TP, un Sand King che comunque sta... Non ha TP, soprattutto. Sì, non ha TP. Diciamo che purtroppo da quando hanno aggiunto comunque ho tolto i 3 tipi di base, la gente tende un po' a dimenticarsi appunto di comprare i tipi, perché fondamentalmente adesso te ne danno uno alla morte e quando non muori i tipi in base tendi un po' a dimenticartene. Non capisco se sia un bug o se si stia rifiutando di utilizzare Marabout Senking, e devo dire che la cosa mi triggera perché io voglio... Sto rifiutando, questa cosa trigger. Ok. Almeno mi sento solo. Troll che comunque ha preso la mid lane e si appresta a gankare top. Di nuovo, io approfitterei del fatto che generalmente comunque i berserker divano sotto torre, per cui cioè queste gank del troll non hanno realmente senso, eppure portano sempre a casa qualcosa, è molto strano. No, ma infatti questo è una vera extension dei berserker, cioè guarda dove sono. Sì, sono letteralmente. Esatto, lo Slardar letteralmente sotto il loro shrine. Stanno andando a cercare l'orso nella propria caverna, nel senso non... è una cosa stupida. Come dicevo prima, lavorano più a testuggine gli OPM, per cui tutti cercano di difendere, o comunque i due support cercano di difendere l'Arcorden, che supportato adeguatamente riesce appunto ad utilizzare... Comunque sì, per... direi proprio che la loro strato, guarda tutto intorno all'Arcorden. Guarda ancora come ha guardato Marshmallow, un'altra ward in top, sempre a difendere, cioè la loro vision è principalmente proprio tutta in quel punto, a difendere il loro corpo. Io non so se è la strat giusta, però, perché hai 13 minuti armlet, più bacchetta e salve. Questo lo potremmo vedere più là. Magari paga, magari no. Va a prendere l'Oracle con la seconda torre. È che il problema appunto è questo, sono tutti così incentrati a difendere l'Oracle e l'Arcorden che nessuno sta effettivamente facendo play di nessun tipo all'interno della mappa, cioè nel senso, il troll contro Bloodseeker, e mentre lo dico accade tra l'altro, per cui niente, nettato fino alla morte purtroppo. Questa strada... Sono vittime un giorno? Alla fine
sta pagando sto troll che incanta, eh? Cioè nel senso abbiamo già diffusa la... Guarda, non gli avrei dato un euro, eppure, contro ogni aspettativa comunque, ottimo. Ma diciamo che secondo me ha lo stesso concetto di mettere un personaggio particolarmente tanky contro il Bloodseeker. Non muore e non gli interessa realmente della Rapture e quant'altro. Infatti è quello che sta succedendo. Io con questo double damage proverei Ember Roshan, così. Il problema è che se tu entri a Roshan e Lich lancia un ulti contro di te, rimbalza contro la Roshan e... Infatti ci sta proprio andando. A sorpresa. Dovrebbero averlo visto comunque con la ward. No? Non credo. No, perché ha fatto il giro. Ah, se perdono Roshan qua, questo è un impatto spaventoso. Non possono, qualcuno deve pensarci. Non c'è il troll in mappa. Secondo me pensano stia farmando. Però, cioè, si sono riuniti in quattro per uno smoke? Sì, penso proprio di sì. Se troll... Non c'hanno smoke però. Ah, ok. Loro sono lì vicino. E io proverei... Se adesso... Speriamo non entri o entra Roshan. Oh, Grimstroke? No, non ci credo. No, oh mio Dio. Un altro bash da Roshan. Oh mio Dio. E niente. E... Oh, ma forse poppa subito la ulti. Ok. Vabbè, non credo che sia una scelta. E invece, Sun King entra di ulti. Sono tutti molto low nel team dei Berserker. Però... Non ha ulti troll e nemmeno Arc Warden. La vedo nera per troll. Però VK all'ulti è fightabile, questo è fightabile. Non hanno molto mana per il support, stanno andando avanti di Clarity. Scudo sullo scheletro che purtroppo muore. Pesante. Ogni aspettativa riesce a tankare il troll. Qui VK fa Ah, ma era il W di Rubik. Infatti mi chiedevo perché il troll c'è trosse in... nell'Aue. E sta pagando. Riusciti. Lo swap di linea, perché chiaramente ragazzi è uno swap di linea, sta pagando enormemente. E per sé che perdono pezzi. Pick-off di Slardar. Non nego che mi aspettavo qualcosina di più. Diciamo che sono passati di fianco quelle Roshan, nessuno è entrato in pit, e il fatto che abbiano chiuso Roshan alla fine dei conti gli ha fatto vincere questo fight. Del Sand King. Ma anche all'interno della mappa, cioè tu ti immagineresti effettivamente un Bloodseeker più attivo di un troll, perché il troll fa fatica realmente a anche solo a catchare un target senza oggetti. Invece... Questo è vero, però il timing del troll sono stati buoni, sono sempre stati su target che erano già quasi morti e ho dovuto letteralmente andare lì a dargli la stit. Per cui quello poteva essere qualsiasi PG. Esatto, poteva essere qualsiasi PG, non importa che è stato troll. Cioè letteralmente allora, qualsiasi PG andava bene. È un'altra death per VK. Ah sì. Beh, magari col toggle... No, niente, ha nettato. No, netta il troll. Magari col toggle scende Gesù Cristo, anche okay. Non mi aspettavo, nel senso, speravo non lo nettasse in quel momento lì, speravo per lui in realtà, perché in una stessa situazione anch'io. Vediamo che comunque Rubik è riuscito a recuperare attraverso questi fight. Ricordiamo che è stato uno di quelli con le più morti all'interno di questo game insieme all'Oracle. Anche se vedo Slardar 5-6, per cui fa comunque capire quanto... E nel posto sbagliato al momento sbagliato, direi. Addirittura ha ultato il troll per portare a casa questa kill. Era in un posto non safe, ha deciso di mettere la ult. Buono lo stun di Slardar prima di andare via. Pessimo. Hanno usato l'ulti di Grimstroke dopo la ulti di Bloodseeker, e questo ha portato ad avere un solo blood, un solo squarcio. C'è stato lo stun di Slardar. Ok, hanno portato i rinforzi. Nel mentre, purtroppo per fortuna, comunque l'Arc Warden sta continuando a farmare. Il troll non muore. Ma perché non stanno focussando Oracle? Vediamo gli altri due support completamente low, ma nessuno, a parte lo Slardar, riesce a jumpare in, e ha jumpato in un fight che non poteva prendere. Questo denuncia un po' il lack di catch che hanno effettivamente i Berserker. Hanno in plain vision comunque Arc Warden,
e non hanno ancora fatto una play contro di lui. È quello che mi... Cioè, vanno a cercare fight contro l'eroe più grosso in mappa, ma non contro l'eroe indifeso che sta effettivamente top. Sotto una T1, siamo d'accordo. Però il Quarter rimane comunque uno degli eroi più squish all'interno della mappa in questo momento. Vediamo che comunque troll ha quasi Big Bean. Questo sarà pericoloso. Rubik ha un blink che non condivido perché non ne trovo l'utilità in questo game, visto che c'è già tanking col blink che... Era molto meglio un Etherlands, a mio parere. Cioè un Etherlands anche morta. Solo per la pool di mana, regen e quant'altro. No? Forse vogliono usare il Rubik per interrompere un'altra kill per il troll in bottom sullo sword. Troll forse che sta fermando chiunque. Sì, sta letteralmente fermando il game in questo momento. Vediamo a proprio i livelli degli eroi, è l'eroe con più livelli all'interno della mappa. Facile finito di eroi, qualsiasi cosa. Sì, sì. È talmente avanti che nessun posto è safe per un solo eroe degli... Dei Berserk. Dei Berserk. A mio parere sono troppo incentrati a farmare. Cioè a metà del game ho visto i due core farmare e nonostante il farm sono comunque rimasti... Comunque è rimasto indietro. Si tratta comunque. Infatti vediamo Cinzia. Messo. Sta cercando di farsi una Radiance. A parere mio, per quando la chiuderà, non credo che abbia abbastanza impatto per cambiare le sorti del game. Io farei più una Labarda. Ma anche semplicemente un blink alla Barda. Cioè, è troppo forte sto game. Perché fondamentalmente qualcuno deve saltare sui support. E pensate anche solo a Slardar e a VK che saltano su un Oracle. Che inerme può solo essere stunato e ammazzato, cioè non può realmente reagire. Ah sì, qualcuno che jumpa sull'Oracle server. E non basta lo Slardar, perché nel momento in cui magari ti trovi anche un Rubik vicino all'Oracle perché non rimane da solo, vieni liftato via e fondamentalmente vieni pure bullizzato dai due, per cui non... Sono letteralmente... VK, Bloodseeker e Slardar che cercano di farmare contro Troll e Arc Warden, non ha provato nulla. C'è stato un piccolo bait da parte del Troll che aspettava in giungla sperando che il Sand King fosse iniziato, tipo. Intanto Big Up B, comunque come ha detto prima Orlando, per cui il prossimo fight lo vedo ancora grigio. E non ricordiamo che sta pure andando di lotto il Sand King, se si dovesse sbagliare il Leech o anche solo il Grimstroke a tirare una spell nel modo sbagliato, il rischio di riflettere una Chain Frost o qualcos'altro è hard. Non è per niente simpatico. Vediamo anche se la di jump up sull'Oracle dà i suoi item comunque, perché non ha un item difensivo. Io personalmente non approvo per niente Mana Boots Etherlands, è proprio una cosa che io non posso vedere su un support. Sono 900 gold spesi e trashati, perché tutta quella quantità di mana non ti aiutano. Niente, entra in fight. Tira BKB sullo stun del VK, porta a casa due target easy e continua il chase. Troll raid boss. Qua... Ci porta a casa un altro support. C'è niente da dire, sta letteralmente tirando dritto sul team avversario. Hanno trovato i loro timing, stanno giocando i loro termini e il team avversario non riesce a rispondere. Non riesce o non vuole rispondere, perché ti ripeto, l'apertura per fare una smoke gank o andare a prendere l'Arc Warden mentre era sulla sfera, ma non... Sì, però sicuramente è difficile quando sei in posizione da giocare da dietro, organizzarti e decidere di cercare di prendere qualcosa. Per loro il game in questo momento è brutto e per gli altri sono in discesa, sicuramente devono fare qualcosa se vogliono uscire da questa situazione. Io di solito odio giocare contro l'Arc Warden, ma in questo particolare caso non trovo abbia avuto effettivamente una presenza all'interno della mappa. Non ha mai split pushato con la coppia, non ha mai fatto realmente nulla, perché non c'è bisogno di tenere il game lo tiene già il troll, lui deve solo concentrarsi sul finire i target o comunque farmare il più possibile gli oggetti. Un altro target va, no, decisione di ritirarsi. Doppia ulti del Bloodseeker. Probabilmente decido di sacrificare. Mentre jumpano su Oracle. VK non ha mana. Ha una 20 stick, ma è il rischio che comunque finisca il mana alto. Ok, si ritira. No, è morto. Ha fatto l'errore di tornare indietro dopo aver usato la stick. O teneva la stick per usare la ulti, o doveva andare indietro.
una volta che ho visto che non è morto, ho avuto un momento. Non capisco perché nei support sia da parte degli OPM sia da parte dei Berserker non ci sia una cape. Una cape è l'oggetto P di Dota, non chiedermelo, non saprei risponderti. Allora, contro Slardar posso capirti il motivo, ma è stupido perché è comunque forte. Dai Magic Resistance al target su cui la usi e porti il team nemico a fare una mossa in più. Cioè, nel momento in cui tu ti trovi un core nemico in Glimmer, tu devi pigiare le dust, devi fare un'azione per poterla counterare. E è troppo worth it quell'item. Scala pure bene, perché a 70 minuti è difficile che un core giri con delle dust. O con una gemma. Infatti adesso il Grimstock sta andando di game. Ma è tardi, il game sta finendo. Sì. Hanno preso la combo Lich Grimstock Bloodseeker o Lich Grimstock anche solo per gli OPN stanno cercando di assicurarsi un altro Roshan in questo momento. È la cosa giusta da fare, poi Cesare le ground. Finché VK non ha l'ulti e... Personalmente, ah, l'ulti. Anche se è un po' tardino, fossi nei Berserker piazzerei qualche ward più offensiva, smoccherei e cercherei di cancare la Warden. Perché è l'unico stadio oltre Oracle e un pochino Sanking, Rubik anche che non ha i combi difensivi, che è più facilmente killabile. Sono troppo incentrati a farmare. Sì. Anche se eviterei come la peste i support perché sono sempre attaccati al front. Intanto abbiamo la shard sul troll, può buffare la Rift Warden. Carino. Molto simpatico. Non è male, non è male per niente. 70% però... 70 di velocità d'attacco. Allora, io non vorrei dire, però in questo momento penso potrebbe anche buildare una divina per quanto li concerne, altrove che tanto non... Non credo ci sia niente che effettivamente lo ferma sto game. Penso sia... Certo. Sì, ma si sono destreggiati molto bene i Berserker all'inizio game, si sono persi un attimo, poi quel teamfight da Roshan è stato proprio uno swing devastante per loro. Guardate Marshmallow come ha guardato, ha messo le sentry. Letteralmente il triangolo, cioè il posto più sicuro teoricamente oltre alla base per il team dei Berserker, è completamente wardato. Sì, c'è una ward qua che gli dà visione, però il vero controllo di quell'area ce l'hanno chiaramente gli OPM. Non contestati, non counterati, niente. Ma ve l'ho detto, è necessaria una certa coordinazione tra Grimstroke e Lich. So che sembra stupido, so che fondamentalmente tu dici prendiamo due spell e ce la facciamo. Come avete visto sto game, le spell, o comunque le strat, la strat fondamentale per i due super c'erano. Smoke plane arriva, batteria OPN, Sanking che non è stato preso dallo smoke, che forse vederà. Credo semplicemente se lo sia dimenticato, perché un personaggio come Sanking vuole partecipare a uno smoke, a mio parere. Probabilmente si sentono così avanti che hanno detto non mi serve il Sanking. Guarda, cammina senza smoke, non curando. È uno squalo quel troll, guarda, sta tirando dritto, non fa niente lui. Sì. Primo, i support ce li ha botto indietro. Oh. Vediamo se riescono a ritirarsi i Berserker senza loss di player, sarebbe già una win in questa situazione. Perdono Tower Bot, ma intanto non hanno perso player. Più che altro, purtroppo, ripeto, con due personaggi come Grimstroke e Lich non hai realmente qualcuno che stia avanti, per cui gli unici a morire saranno sempre lo Slardar e gli altri core, perché realmente non... Il Lich e il Grimstroke vogliono o depushare le wave o stare comunque dietro i core. Qui secondo me era chiaramente da maxare la Q col Grimstroke anche solo per pushare indietro le wave del nemico. Però sta proprio starvando di livelli. A livello 11 dove si trova un personaggio come il troll al 22. Cioè realmente è difficile da fightare. Ma anche l'impatto che volevi avere con quello Slardar non l'hai avuto, e adesso Slardar in questo momento del game cosa ti può dare? Non ti può dare niente. Nulla. Cioè letteralmente quello che Duct Armor credo che... viene dispellato pure dall'Oracle, per cui... I due core dei Berserker cercano di depushare le wave. Ripeto, un draft troppo incentrato sul farming. Cioè... La combo Lich Grimstroke è forte in early game, se tu non giochi l'early game e pensi più a farmare, trova un po' il tempo che trova. Infatti dal mio punto di vista hanno avuto proprio free game gli OPM, ma nel senso che ci sono state delle situazioni molto complicate in cui comunque ne sono usciti vittoriosi
i berserker. Il problema è che con delle combo o comunque delle spell così potenti utilizzate insieme, tu vuoi vincere l'early game. Invece è stato un gameplay medio, mediocre. Comunque, a parere tuo, dunque, alla fine questo game è stato vinto dal draft. Sì. Perché la fase di laning, alla fine i berserker se la sono giocata molto bene, direi. Lasciano Oracle Ancora indietro, probabilmente. Sì, troppo sì. avanti. Avrebbero Ah, però se anche in caso di support, si porta a casa i due support. Come dicevo prima, combo Oddio. Lich Grimmstroke non è mai stato usato. Ancora Edgy da BKB satanica, non E si non vede. interessa nulla quel troll alla mititrebbia. Veramente Batman, veramente. È stato interessante il buyback del Lich che si è buttato in mezzo, ha killato il Ruby, che ha comprato forse un po' di spazio, un po' di respiro È stato un po' forse. abbandonato? Sono stati abbandonati i due core? Ce la fanno No. secondo voi? No, non credo. Abbandonati Difficile. non Oh? credo. Il problema è che bisogna capire chi ha abbandonato chi. Oh, Arcordan è effettivamente rimasto da solo. Riescono a kitare il troll a sufficienza? Hanno uno Devono stun, fermarlo dal Snarl. tipo. Ecco. Qui è difficile che scappi. Cioè, Sì, qua il troll è andato. Oddio. Aspetta. Ripeto però, sono draft troppo lenti, ci abbiamo visto anche in altri tornei, sono veloci i game. I game sono veloci, sono 30 minuti e li hanno già mangiato metà della base. E sono già passati due Roshan, cioè non c'è tempo di farmare, non c'è tempo di tie creep. Qualcuno c'ha da Forse giocare il game. questa cosa che è appena successa è stata data al buyback del Lich che si è mangiato il Rubik. Rubik e ha forzato il Sand King a tippare che aveva addosso il Bloodseeker. Diciamo che quella sicuramente è stata una mossa intelligente. Comunque vediamo che hanno un pochino recuperato, a livello di livelli. Sono ancora sotto di network, sono 14k sotto. Normale che quando sei La nello 11 speranza è di l'ultimo fianco uno al game. 22 che muore. Speriamo sia uno di quei casi come quando per esempio ti trovi quel Timberson in game che non può morire, non importa cosa gli lanci addosso, gli puoi lanciare addosso pure tua madre, non muore. Stessa cosa questo troll, non era ancora mai morto. E in questo caso è morto due volte, il che potrebbe aver dato un po' di momentum, un po' di speranza magari al team dei La Berserker. kill l'ha presa il group up, Potrebbe essere 900 buono. 900 gold. Il problema del VK è che a 13 minuti aveva bracciale di mordigione e stava andando velocemente con 1000 gold a Radiance. Ha forzato fight che non poteva prendere, o che pensava di prendere, ma non è riuscito a capitalizzare su quelli. E poi si è stagnato perché ha perso 2-3 fight di fila, è morto 2-3 volte. E quindi è per quello che è sempre complicato avere quel core che farma e basta, perché fondamentalmente lo spazio c'è da crearlo. Se tu non crei spazio, il team nemico è libero di girare come vuole, quando vuole, e andare a cacciare i tuoi core, che magari stanno appunto farmando, e annullare completamente la farm che hanno Avresti preso fino a prediletto quel un momento. Juggernaut o un Void alla fine, qualcuno che potesse tippare e tirare una ulti Sì, essenzialmente. chiaramente. Perché l'obiettivo del VK poi è andare in giungla e tirare i creep, perché la W appunto che gli permette di evocare Scheletri è troppo forte. Ha uno spike di farming troppo enorme, senza contare il critico assicurato. Fermo un attimo perché c'è un troll in double damage che si sta avvicinando allo Skeleton King in top. Riescono a L'hanno reagire? incarato. Non Possono credo che ce reagire la su faranno. Skeletri? Non Io credo lo ce la lascerei faranno. morire e lascio Userei il controllo. buyback. Infatti anche la Ok. sua mossa è stata di cercare di camminare. Stanno forzando cose che non devono fare. Assolutissimamente no. Anche lì, ulti del Grimmstroke trashata sono solo target, non sono riusciti a ultare. Terribile. Mancano un po' di execution, secondo me, i Berserk, però. Come stavo appunto dicendo, la farm del VK che ha cercato di buildare fino a questo momento è stata completamente trashata da un troll che fatalità ha trovato un double damage ed è andato a smoccare col suo team per cercarlo. Quindi è stata letteralmente trashata, non. Ah, infatti Ripeto. comunque il VK aveva buyback e loro hanno usato risorse in questo momento per cercare di salvare un VK che non era salvabile. Già adesso se avessero avuto ulti di Grimmstroke che ulti del Lich magari potevano attentarsi un pochino di più a difendere quelle razze. Secondo me c'è Io poco sono da molto fare. bias, nel senso che generalmente prediligo un team Ha quando incato poi lo mi sa che Slardar, si cercano muore. di andare sull'Oracle. Ma è tardi. Cioè, questa mossa li pagherà perché finiti i BKB credo ci sia solo morte per loro. O forse mi sbaglio.
Allora col muore, il Senki muore, Slardar bebecca. No, le sono enormi, non... Sì, no. Slardar ha tippato un pelino troppo vicino al fight, direi. Probabilmente un dieback. No. Ripeto. No. Tre core che hittano, che farmano, comunque che non fanno molto, hanno preferito farmare i creep con Slardar, Grimmsnarl, Lich, che hanno una early game troppo enorme. Io vi ripeto, cioè magari sono bias perché io prediligo un gameplay molto più aggressivo. Rinca, rinca lo Skeleton King, va sul Rubik, Rubik go Scepter, Rubik muore. Tanto vediamo che si portano a casa anche Cleric Warden, e il Troll è rimasto da solo, si fermano al TP. Ma ci sono contro i Mega, vediamo se basta questa cosa. Hanno buyback, controlliamo se hanno buyback. Sì, hanno tutti i buyback. Gabber Sari sì, assolutamente, dopo essersi portato a casa 50 costruzioni e lo Skeleton King e tutto. Di nuovo una single multi da parte di Grimmsnarl comunque. Sì, è terribile. Però Bloodseeker si porta primo in farm comunque. È effettivamente primo in farm all'interno di questo game. Hanno un maestro e una radiance, quindi bene o male contro il Mega Grip. Sì, hanno qualche possibilità, hanno pure la Q dei Grimmsnarl che rallenta e fa più danno in base a quanto unità prendi, però bisogna vedere se è sufficiente, un altro fight così e il rischio che comunque... Io di Valorinetto lo vedo ancora sotto... 14k? Ah, ok. Vedo sotto altro Ale al... è l'Arc Warden di 3k sotto l'Arc Warden, è quasi pari al troll. Però ha quasi raggiunto il troll, l'ha superato per poco. Roshan da parte dei Berserker, Roshan che ha un Agani. Questa è la mia mossa. Amo questa mossa. Sì. Bisogna vedere a chi danno l'Agani. Io personalmente darei a Grimmsnarl. Se io fossi Grimmsnarl urlerei per avere quell'Agani. L'hanno dato al VK, non sono d'accordo. Avere quel tipo di troll o quel tipo di Arc Warden. Senkin si è suicidato, report. E avere quel tipo di Aghanim lol. Sì, probabilmente l'Aghanim probabilmente l'Aghanim su Arc Warden è la scelta giusta con l'illusione contro il VK e lo uccide. Questo a farci capire che nel momento in cui non è charge'ato da più personaggi, perché ha panicato, ha chiaramente panicato l'Arc Warden in quel momento quando si è trovato lo Slardar e il VK davanti, e purtroppo questo gli è costato parecchio. Adesso vediamo, abbiamo qualche power spike che si avvicina livello massimo della ulti di Grimmsnarl, ma trash. Mi pare che comunque il team dei Berserker, l'unica cosa probabilmente in arrivo è il 25 del Bloodseeker, che non abbiamo parlato comunque della sua shard, che secondo me in generale è una delle shard più forti che ci sono in meta in questo momento. Normalmente non sono un play di Bloodseeker, ma credo si prenda velocità di per 7 di sangue, vero? Come talento 25 o riduzione di rito di sangue? Credo sia velocità, vero? Agarim da parte di Slard. Non so. Livello 25. Io spero vivamente che VK prendi reincarnazione attiva palla di fuoco. È troppo forte quel talento. È una chip Ravage praticamente intorno a te. Non può essere ignorato. Meno 2 critico è forte, però realmente secondo me in questo particolare caso avere il troll un po' più controllato o comunque fermo all'interno dei fight è troppo utile. Il valore netto comunque è shiftato. Primo il VK, secondo Arc Warden, terzo Bloodseeker. Potrebbe essere il momento della ribalta appunto dei Berserker, solo che c'è stato uno... solo che c'è questo continuo push da parte dell'Arc Warden, per cui i support dei Berserker devono stare attenti all'interno anche della loro base, mentre invece i core comunque girano abbastanza freely. Ma come dicevo prima, nel momento in cui magari il VK senza buyback dovesse venire, come dire, focussato, o uno smoke dovrebbe effettivamente riuscire a prenderlo come abbiamo detto prima, e penso possa finire il game dei Berserker, perché si basano unicamente sulla farm dei loro core. Ora è il momento in cui loro dovrebbero teoricamente riuscire a creare il game, perché come abbiamo detto prima hanno avuto una scelta di team basata su un'intensa farming, quindi non so. VK charge, si fa grosso di cheese e ulti probabilmente, non
pericolosa come mossa, perché non sono in posizione. Ma la team ulti da parte del Grimmstroke, fastidioso la cosa, mamma mia. Ok, doppia ulti, magari parte qualcosa. Finalmente non ha funzionato la combo. Non ha funzionato la combo. Grazie Zerito, però. E c'è lo slug da dietro che sta cercando di zona. E arriva pure Blood. Non sono riusciti a proteggerlo, è caduto l'Oracle, è caduta la formazione. Il K è troppo enorme. Sta cadendo anche il troll, è caduto anche il troll. Cade anche il e la base però è in pericolo, qualcuno deve tipparsi. Beh, sono pochi mega. Però, ma si accumulano. Sono pericolosi i mega creep, perché guarda quelle strutture, stanno già cadendo. Comunque il troll ha intenzione di farsi un blink sull'agilità. Non so se è la mossa giusta in questo momento. Probabilmente comunque arriva su T-Buyback. Il problema è che i fight si allungano troppo. E VK con Radiance e Bloodseeker mangiano di questa cosa. Io ammetto che se comunque dovessero vincere i Berserker, chiaramente non grazie alla combo Grimmstroke Leech, per cui non la utilizzerei più fossi in loro, perché c'è proprio una mancanza di coordinazione troppo elevata. Prima abbiamo visto effettivamente uno spiraglio di luce, perché forse era la prima combo effettiva, ma poi è fallita perché è finita subito l'ulti di Grimmstroke, che purtroppo usata per l'ennesima volta. Giustamente quando ti stanno dando delle botte da 40 minuti, sì, se non ti coordini prima in Discord o comunque non ti metti d'accordo sul da farsi, capisco che Leech e sia anche Grimmstroke cerchino di stare a max range rispettivamente, magari quando entra uno l'altro non si è in tempo per tirare la roba, però giustamente non deve accadere, cioè, nel senso, penso che questo sia il motivo per cui stia accadendo. Personalmente io prediligerei un blink sulla forza sul VK, pulisce le wave, lo aiuta comunque a rallentare anche i target che vuole hittare, è particolarmente forte in sto game, soprattutto su di lui. Blink sull'agilità è carino, mi piace, tanto danno e quant'altro, però come vediamo VK praticamente è permanentemente sul pavimento fermo. C'è anche un mantello del truffatore che non stanno usando, che a parere mio è proprio meglio. Mi piace comunque come ha giocato lo Slardar finora, ha sempre inseguito l'Arc Warden, è sempre andato a cercarlo, non gli ha mai permesso di fare nulla. Avevo dei brutti presentimenti sul pick all'inizio, però vedo che comunque nel momento in cui lo insegue non hanno una reale risposta. Rubick panica e l'Oracle non riesce a starci dietro, perché muore quasi istantaneamente nel cercare di salvare probabilmente il troll. Beh, forse questo game sarà definito dal prossimo Roshan. Cioè, cosa ci aspettiamo? Probabilmente che entrambi i team aspettino il prossimo Roshan. E sarà un po' là la fine del game, direi. Se notate il valore netto, è esattamente come vi stavo dicendo. Avendo appunto un gameplay particolarmente incentrato sui due core, sui doppi core, troviamo il VK e il Bloodseeker in prima posizione a livello di valore netto e gli altri due support dei Berserker in basso, con un valore netto di 9000 sul quarto e 7700 sul quinta. Praticamente inesistenti se non per le loro spell. Invece Ruby comunque... Bah, per me scelta terribile Aghanim qui. Cioè, non l'avrei mai preso su Ruby Aghanim. Devo dire che un Etherlands, un Eul per proteggere l'Arc Warden nel momento in cui lo Slardar lo charge, sarebbe stato ottimo, ma anche semplicemente una Glimmer, invece vedo che... Smoke dei Berserker. Smokano però senza una persona, penso vogliano showare lui all'interno della mappa. Per esempio io fossi l'Arc Warden cambierei anche item dei neutrali, cioè nel senso c'è il globo della distruzione, okay, che riduce armor, ma il corno del Minotauro, 20 forze, 2 secondi di immunità agli incantesimi, può avere un impatto migliore. Prendo il Leech out of position, Leech muore, parte ulti di Grimmstroke, muore anche il Grimmstroke, no, non hanno vision, no. Era broken. Invece muore. Però hanno forzato BKB ulti del troll intanto. Per cui se magari hai buyback su quei support o comunque... Se avessero di nuovo uno smoke non possono farlo perché hanno i creep in base. Come dicevamo prima, la costante pressione da parte dei mega creep e dell'Arc Warden hanno delle linee troppo enormi.
Bloodsfeaker comunque ha recuperato tantissimi last hit. Sì, ma è stato un ottimo pick il Bloodsfeaker, quello abbiamo detto dall'inizio del game. Proprio è stato più efficace il troll per il semplice fatto che si è trovato al posto giusto nel momento giusto. Sì, il troll ha fatto degli ottimi play, ecco, parlando di player. Il pick invece del Bloodsfeaker comunque direi che li ha trascinati fino a qua bene o male. Perché un po' coi denti, un po' con... Comba bene col fatto che VK vuole allungare i fight, cioè vuole mangiare più spell possibile il VK avendo appunto due vite diverse, e lo Slardar che comunque finite le BKB dei nemici hanno un po' libero regno. Io avrei... Il PN stanno prendendo Roshan in questo momento. E non sanno assolutamente nulla, non vogliono reagire con quei Berserk. C'è il Refresher. A chi lo daranno il Refresher? Oracle. Esatto, il troll infatti si mangia la regna. Refresher e cheese su. Sì, direi che non c'era molta altra scelta se non darla all'Oracle. Non credo che il troll voglia pure il refresher da tirare. Non... Cioè, nel momento in cui muore o comunque usa BKB, è più incentrato a prendere schiaffi anche il troll. Non so se... Infatti l'avrei dato a lui e giustamente hanno scelto l'Oracle. È anche vero che per un ulti di 60 secondi di cooldown, un po' il tempo che trova, ci fosse effettivamente il talento del 20 che appunto gli dà un 40 secondi di cooldown alla ulti dell'Oracle, io non gli avrei mai data del tutto, sinceramente. Però sono opinioni, io sono stato eliminato il torneo, loro no, per cui nel senso... Beh, intanto due ulti e poi una terza, non potrebbe, cioè non è brutta l'idea salvare quel... Hanno cambiato? L'hanno dato al Sandkin? No, l'avrei dato all'Oracle. Non penso che, a parte prendere quella ulti, abbia un impatto. Cioè... No, zero. Forse casterà doppio Impale, doppio Loto, non credo che neanche quello abbia impatto. Terribile. Non li fai, però... Ok, comunque. Porta adesso hanno Disco Eternus, Oracle, interessante. Questo sarà l'ultimo fight, vediamo il Sand King che comunque entra. Niente Sand King e muore brutto senza tirare refresh. Hanno fatto un semi doppio ulti di Bloodsucker. Per chi non sa cosa è successo, Nullifier cancella l'effetto del... purga l'effetto appunto del disco eterno. Intanto vediamo lo Slardar che da morto continua a controllare il troll. Se le prende Grimstroke perché sta prendendo tutto. Pure il Grimstroke. E niente, sono ancora in game. Sì, comunque sì. Questo engage, cioè non ti tuffi da fuori base in mezzo alla base. Terribile. Non vuole fare questo Sand King senza nemmeno stunnare il target. Cioè, quello era un volo diretto al suicide. Oracle che è morto senza tirare l'ultimate, oltretutto. Ma pure Oracle è dovuto salire su in base perché Sand King ha allungato il fight volando là dentro e si sono trovati posizionati letteralmente male, molto male. Comunque lo Slardar sta anche lui, sta facendo più di quello che dovrebbe fare col suo pick a questo punto. Cioè l'impatto mid game è stato terribile, adesso comunque riesce ad avere lo spazio per fare un po' nei fight quello che deve fare. Anche Bloodseeker. Bloodseeker anche in questo fight è andato dritto per dritto, è passato in mezzo a Troll, Sand King, Oracle ed è andato dritto verso Dark Warden. Una freccia rossa. Momento di stallo. Abbiamo buyback su Troll? Sì. Buyback su tutti? Su Rubick sì, su Oracle sì, su Sand King e Dark Warden sì. Ma infatti il problema adesso dei Berserker è che letteralmente hanno perso le tre linee early game. Se no in questo momento comunque potrebbero pushare, potrebbero fare dell'altro. Cioè quello che tiene safe gli OPN è che hanno preso quelle tre linee e stanno conservando buyback, ma stanno perdendo fight su fight. Adesso vediamo il VK che charge proprio nel mezzo del fight da solo. Amore. Parlavano del talento mossa. Prima abbastanza parte serio. Ulti del Lich si mangia dopo l'ulti del Lich, se non proccare più riesce a prendersi almeno Rubick prima. Credo sia semplicemente un po' la frustrazione, la
48 minuti di game così, con gli inevitabili creep, mega creep che comunque continuano a pushare le tue costruzioni insieme alla Warden, non giocano sicuramente su... Vediamo se si sposterà in tempo il BKV tirato da parte dello Slugger. Però è vivo, già tanto. Alla barda io non l'avrei, cioè nel senso è tardi per una labarda, mi pare è forte, però cioè anche semplicemente una shard sul VK, sullo Slardar in questo momento sarebbe molto forte. Ricordiamo che la shard dello Slardar applica la ulti per 5 secondi. Forse il piano della labarda, è di permettere anche allo Slardar di eventualmente di difendere da una copia dell'Arc Warden, di laiare questa copia che comunque diventerà sempre più grossa, più passa il tempo, più diventa grosso l'eroe, più diventa... Ma ha un limite adesso, cosa potrebbe mai fare BKB? BKB e basta, perché cosa cambia poi i boots? Ah, BKB è chopparti lentamente la base, a forza di un paio di dita alla volta, e comunque costringerti a star dentro. Io per dirti, avrei scelto personalmente una sorta di Shadow Blade, qualcosa per appunto cacciare i support, cioè in questo momento costringerli ad avere questa copia permanentemente invisibile che ti charge la base e ti caccia i support è pericoloso, è più pericoloso che una copia che ti cammina in base. Dipende dal tipo di gameplay e dipende dal tipo di game, però allo stesso tempo vediamo intanto il catolo slug ha delle dita non indifferenti lo slug, perché non è riuscito. Qua paga il minus armor, comunque paga decisamente con la ulti di Slardar rubata da Rubinizza. Tipo, per dirti, a me qua che si siano fermati è dubbioso, hanno tirato la BKB e la ulti del Blood e secondo me controllando il troll che era costretto a stare fermo sul posto avrebbero dovuto cercare di prendere un'altra kill in quel momento. Bloodseeker sta morendo. Bloodseeker che secondo me muore. È molto molto tanky, arriva la Glimmer ma è tarda la Glimmer. Forse finalmente Lich Grimstroke e effettivamente riescono a cacciare fuori due ulti. E il Sand King muore Sand King. Complimenti. E come dicevamo prima, è particolarmente rognosa come ulti, perché non solo non ti permette di stare vicino, è morto pure il troll. Stanno perdendo l'antico, però. Stanno ancora perdendo l'antico. Hanno dimenticato le catapulte che li stanno... Ha lasciato lì uno slug da difensivo. Non so se basterà. Sì. Vediamo cos'è Mega Grip che funzionano i game, attenzione! No, non c'è buyback del Sand King, però potrebbero forzarne altri, solo chi è che rimane a difendere. Anche Arc Warden è morto. Chi rimane effettivamente a difendere? Uno dei due core deve per forza difendere, non riescono Slardar, Lich e Grimstroke a difendere su troppo enorme, su troppi creep. Comunque anche se gli OPM riuscissero a delayare il fight in questo punto, in modo che i creep cioppino giù quel trono, cioè comunque sicuramente devi stare pensando alla strat in questo momento. Sei da 20 minuti, perché inizia da 20 minuti questa situazione nel quale tu stai comunque cercando di pushare una base che non riesci a pushare, dovevi già iniziare comunque a prepararti per questa situazione, sapendo che comunque hai failato delle cose, diciamo, o sono stati bravi berserker, no? Però comunque devi avere un piano. Io dico semplicemente che a mio parere il piano che dovrebbero utilizzare gli OPM è uno smoke di gruppo, pigiare BKB e tentare di dare più forte possibile il trono. Sì, vedare non, magari... non... C'è qualcuno che può fermare tra l'ultimo, cioè tra in BKB? No. Sì, con un bash che dura mezzo secondo, perché... Sì, ma poi lui ha anche le asce rotanti, cioè dispellano e fa missare lo Slugger. Secondo me se il troll tira dritto su quel trono, il trono va giù. Sì. Oh, abbiamo un disconnesso intanto. Soprattutto con la testa di Arc Warden. Comunque e si blocca il fight mentre il troll sta attaccando il Lich. Il Lich ha ancora una forza, però viene purgata dal nullifier 100%. Deve reagire in tempo lo Slardar, ma non so cosa possa fare. Viene purgato anche volendo dalle sue asce. A Grimstroke a Aghanim, ha finalmente Aghanim, potrebbe essere un ottimo momento per utilizzarlo, spererei che lo utilizzasse sulla sua ulti, essendo monotarget la maggior parte del tempo, non credo. È ancora disarmato? Glimmer da parte del... tarda la è ancora troppo tardi questo Glimmer, perdono di nuovo i due super. Guardate l'illusione,
guardate l'illusione come hit il troll. Lo sto uccidendo. Oddio. Quell'Aghanim è rotto, è fortissimo. Crea questa illusione che rende la rende immune alla magia. E utilizzata su uno di quei carry agility tipo. Oh! Decidono loro di rincare. Decidono loro. L'Oracle si riesce a salvare. La coppia sta comunque ammazzando il VK. Arriva Bloodseeker che però non riesce a fare molto. Oh! È iniziato ad attaccare l'Arcorda in BKB. E l'Arcorda muore. Non può nulla. Perché Oracle ha usato la ulti su Troll. Intanto Slagda si sta tenendo Troll e Sand King. Esatto, la base. Infatti vediamo che Arcorda in buyback e cerca di mandare subito la coppia. Io Arcorda avrei fatto la shard, perché è molto forte contro quel team. Sì, molto forte. Infatti, come vedi, richarge il Bloodseeker e... full ritirata. Full ritirata, hanno deciso di proteggere il Tron. È un continuo swing di K di gold di vantaggio. Abbiamo visto prima gli OPM con 14 K di gold di vantaggio, poi sono tornati ai Berserker, poi sono tornati agli OPM e di nuovo 10 K finalmente ai Berserker. Vediamo comunque 31. Comunque palle d'acciaio per stare quei fight con i support morti. Sai che non ha cooldown il team avversario. Però assolutamente. A lanciarti così in mezzo. È anche vero che in questo tipo di game o giochi il tutto per tutto e fai questo tipo di play rischiose o non porti a casa niente. E finora hanno sempre pagato in un modo o in un altro. E quando non stavano comunque pagando, sono comunque riusciti a cacciarci sempre fuori qualcosa. Il punto è che, a mio parere, hanno draftato, hanno giocato sempre intorno all'Arcwarden, eppure ogni fight viene sempre abbandonato. Boys, abbiamo un altro Roshan. Cos'è questo, il quarto? Refresh Aghanim. Chi è che potrebbe volere Aghanim? L'Aghanim di Oracle è fortissimo. Elimina tutti gli effetti negativi che di solito ha la W, quindi non disarma un tuo alleato. Il troll è molto importante. È che è il solito discorso, continuano a buffare il troll, ma il troll non ma è più. Ma tu hai già un Aghanim? Quanti Aghanim gli seguono? No. L'Oracle con l'Aghanim. Ah, ok, sì. Sì. Troll, così che è immune agli incantesimi e va comunque a attaccare. Ma in realtà devo trovare il modo di tenere vivo Strikewarden, che sta pulendo i pavimenti tutti i fight. Ma perché te l'ho detto, focussano troppo il troll. Cioè il troll doveva essere il supporto per permettere all'Arcorden di farmare. E in questo momento invece, infatti se noti, da quando hanno iniziato solo a supportare il troll, le cose sono andate male. Le ulti se le ha sempre mangiate il troll quando sono partite di Oracle. Sandy King ha sempre cercato ma anche farsi un Ghost Scepter, perdonami, ma da parte dell'Arcord, intanto sai che è l'unico che ti sta cercando tutti i santi fight è quel Bloodseeker. Cioè non puoi avere un item difensivo. Cioè quella uno non vuole sopravvivere perché non fa la shard, non si fa dare il mantello del truffatore, non fa uno Scepter. Lui vorrebbe essere il damage dealer di questo game, ma non può esserlo. Ricordiamo che i danni da morti non si fanno.